Conoscevate qualcuno di queste vittime? Una ragazza di 20 anni, Franca Dall'Oglio. Io mi ricordo che allora, quando ero piccolo, mi fece molto, molto impressione questo fatto, perché una ragazza di 20 anni la conoscevo. E dell'ex avvocato di parte civile. In aula, il sostituto procuratore generale, Franco Quadrini, legge un documento significativo. Alcune pagine del libro La Verità, in cui Licio Gelli aveva scritto con largo anticipo che alcuni dei suoi accusatori avrebbero cambiato idea. E adesso vorrei passare a Fioravanti, che è la cosa importante da fare. Per la prima volta, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, condannati più volte all'ergastolo per numerosi omicidi, scelgono di deporre nell'ambito di questo processo. Buongiorno Fioravanti. Fioravanti, lei si chiama Fioravanti? Valerio. Valerio. Nato a? Roveredo, in provincia di Trento, il 28-3-58. Ah, nato a Roveredo, il? 28-3-58. Lei non ha una professione, un mestiere, un'arte? Era studente, che cos'era? Dottore cinematografico. Beh, ha studiato? Ho studiato, sì. Niente. Studente. Dunque, allora, Fioravanti, lei vuol fare una dichiarazione, vuol dire qualcosa? No, niente di particolare, io non ho una particolare fiducia nei processi che vengono fatti a Bologna, mi rendo conto che le motivazioni politiche sono molto più forti di quelle strettamente giuridiche, e ho scelto la Corte d'Appello perché è meno sfacciatamente faziosa sicuramente di quella di primo grado, e non sono mosso da un particolare rancore nei confronti di chi che sia, è semplicemente la mia una valutazione politica che purtroppo da questi processi qualche colpevole deve uscire, e io in mezzo a tanti vasi sono sicuramente il più fragile, e sicuramente toccherà a me pagarla questa storia. Ha ragione di ritenere che... Ho ragione di ritenere che 85 morti sono una cosa molto importante, molto delicata, molto dolorosa, e che le pressioni esercitate saranno molto forti. E ci vorrebbe una corte particolarmente coraggiosa e particolarmente forte per vincere queste pressioni. A lei, a noi non ci dà questo coraggio. Non posso pretendere di trovare degli uomini così coraggiosi. Se li trovo, se ne sarò molto felice.
però ecco, è una specie di miracolo, perché mi rendo conto che le pressioni sono fortissime, insomma. In ordine ai fatti di causa, lei che cosa vuole dire? Vuole dire qualcosa? I fatti di causa io li trovo inconsistenti, mi sembra che non è mai esistito nessuno che mi ha visto a Bologna, mai nessun pentito che ha detto d'avermi visto a Bologna o d'aver saputo da me di essere stato a Bologna. Tutto il resto sono chiacchiere. Ho fatto, noi la chiamiamo in gergo politica, per diversi anni, e soprattutto l'ho fatta in maniera molto intensa, molto attiva. Molti ovviamente relativi alla giovane età, io sono entrato in carcere a 22 anni, insomma. Io ho fatto molte cose e di solito cerco di parlarne in un senso molto distaccato, molto, diciamo, in senso storico, saltando tutte le parti di polemica, di critica o di riflessione morale su quello che ho fatto. Mi piace tenere scisse le due cose. Questo dà quasi sempre l'impressione di un cinismo, di uno scetticismo, di una mancanza di senso morale. Questo purtroppo è la sensazione che si ha sempre. Io vengo descritto come una belva, anche se poi magari non lo sono. Non mi interessa molto smentire questa cosa, però era il minimo di premessa che dovevo fare. Tornando agli inizi della mia attività politica, la mia attività politica in realtà ha un inizio che io scherzosamente ho definito materno. Io ho cominciato a far politica solo perché la faceva mio fratello minore. La facevamo? Mio fratello minore, Cristiano. Cristiano. Siccome Cristiano aveva la... Se lei ha cominciato a 14 anni, Cristiano ha cominciato ancora prima. Ha cominciato ancora prima. La chiamo in senso materno perché a me accadeva di tornare a casa la sera, dopo che ero stato a giocare a tennis, dopo che ero stato in palestra, dopo che ero uscito col motorino a fare i giretti miei, e di trovare mia madre preoccupata perché Cristiano non era ancora rientrato. Vai a cercare tuo fratello, prendi il motorino, vai a cercare tuo fratello, saliamo in macchina e andiamo a cercare tuo fratello. A forza di essere mandata a cercare mio fratello, quando poi la macchina di mia madre è stata bruciata dai compagni come rappresaglia per questo ragazzino di 12 anni che girava per il quartiere ad attaccare i manifesti e che era stato visto salire su questa macchina, per me, e quando mio fratello ha cominciato a prendere le prime botte, le prime bastonate, in me è scattato, diciamo, quell'istinto protettivo del fratello maggiore. Senza tappe particolari, senza punti di svolta particolari, siamo arrivati nel corso degli anni con una crescita graduale, dalla scazzottata alla bastonata, dalla bastonata alla coltellata, dalla coltellata alla pistolettata, dalla pistolettata alla raffica di mitra, siamo arrivati alla cosiddetta lotta armata. Violenza ha chiamato violenza. Senza, diciamo, momenti particolari di tensione, insomma è stata una cosa molto graduale, molto semplice. Questo è il mio excursus, insomma. Sì, però attraverso questo excursus esistenziale lei si è collegato a persone, è entrato in certi ambienti politici, ha avuto rapporti con questo o con quello. Ecco, se lei ritiene... Ma una caratteristica fondamentale che è sempre stata riconosciuta al mio gruppo era di avere un carattere fortemente territoriale, perché in realtà il gruppo più forte... Quello che è sempre stato il gruppo più forte a Roma era composto da tutti i ragazzi del nostro quartiere. Qual era il quartiere? Era Monteverde Vecchio e Monteverde Nuovo, eravamo i ragazzi di Monteverde. Rispetto agli altri gruppi che operavano a quei tempi, era che a differenza della classica strategia del movimento sociale, che era solo di contrastare in un certo senso passivamente l'esuberanza attivistica dei comunisti, noi quindi eravamo... il vostro contraltare, diciamo, era il gruppo di... Esatto, però c'era una strategia ufficiale, che era quella del movimento sociale, che era di reagire, diciamo, abbastanza passivamente, cioè di prendere le botte, restituirne una piccola parte, ma senza mai esagerare. La piccola caratteristica del nostro gruppo, dettato da un'età giovanissima e dalle tante botte prese, era che noi non volevamo soltanto restituirle, ma restituirne di più. Era, diciamo, un qualcosa, un'aggressività in più rispetto ai climi normali. Non la definisco una differenza ideologica. Io l'ho sempre vista tipo i ragazzi della Via Pal o i tifosi della Roma e della Lazio, o in Inghilterra Rockers e Mods. Insomma, non c'era un vero scontro ideologico, era semplicemente che a quei tempi andava di moda menarsi tra bande diverse.
Io al liceo avevo come compagno di banco... E che cosa ha fatto? Il liceo classico? Lo scientifico. Avevo come compagno di banco e amico di tutto quel periodo un ragazzo che era aveva un incarico nella locale sezione del Partito Comunista, era un iscritto alla FIGC che era, mi pare, responsabile della sezione della settore economica, e a me il compito di latino me lo passava sempre una ragazza che era d'autonomia operaia. Per cui il rapporto d'amicizia, il rapporto generazionale era salvo. Poi se ci si rincontrava fuori, ognuno nei rispettivi schieramenti, l'amicizia della mattina passava in secondo ordine e si passava alla rissa. Ciò non toglie che io con questi ragazzi ci andavo a fare i compiti a casa. Eravamo effettivamente amici, per cui lo scontro non era veramente ideologico. Sì, sulle cose più elementari eravamo d'accordo. Abbiamo capito. Allora lei quanto cominciava ad avere... 16, ma io ho avuto una pausa perché per cercare di bloccare sul nascere questo sviluppo un po' preoccupante per i miei genitori. Nel 74 sono stato mandato a studiare negli Stati Uniti, per cui io ho seguito solo da molto lontano gli avvenimenti di quegli anni. Ricordo che Cristiano fu molto colpito dall'uccisione di Mikis Mantakas, che deve essere appunto di quel periodo, è una cosa che avvenne a brevissima distanza. Lei stava in America? Io stavo negli Stati Uniti, sì, mi arrivò una lettera di mia sorella che mi raccontava il dolore, la rabbia, la costernazione di Cristiano nell'aver visto morire questo ragazzo accanto a lui. Io ricordo, scrissi una lettera a mio fratello spiegandogli che in fin dei conti era giusto protestare contro una società che permetteva situazioni del genere, aberrazioni del genere, che morissero ragazzi di 17 anni. Però c'erano altri modi per ovviare a questa forma di ingiustizia e io lo cercavo di portarlo sulle mie posizioni, insomma. Siccome questo mio discorso fu accolto da mio fratello e dal suo amico più stretto, che era Alessandro Alibrandi, sì, come la classica predica di quello che ha paura o del borghese o di quello che non può rischiare, io da quel momento in poi, unendo alcune mie rabbie strettamente personali, decisi di dimostrare a mio fratello che i miei discorsi non provenivano da una mancanza di coraggio, era una scelta intellettuale. Io avevo coraggio quanto lui, più di lui, e scesi sulle piazze con lui. Lo seguì in tutte le sue disavventure e lo scavalcai. Adesso vediamo un po' di concretizzare questa sua attività. Mentre queste cose accadono, succede che le amicizie si allargano, che si creano dei rapporti, che quello che era un qualcosa nata soltanto in una sezione, diciamo, locale, cominciano le amicizie con i ragazzi dei quartieri vicini, cominciano i cortei, le manifestazioni, la questione cresce. Conosciamo tutte queste cose. E ci siamo trovati alla fine, approfittando anche di un periodo particolarmente intenso, di un periodo particolarmente eccitante, in cui esisteva una controparte di sinistra che aveva un'attività molto interessante, molto, molto eccitante anche dal nostro punto di vista, perché noi osservavamo... Questa attività di sinistra lei la può denominare con una... indicazione, insomma, no, non metto un'indicazione. A Roma c'era l'autonomia, ma c'era tutto che ci andava bene, perché in fin dei conti le tematiche fondamentali dei gruppi dell'estrema sinistra, cioè un rapporto più semplice con le ragazze, un rapporto conflittuale con i professori, cioè tutte queste tematiche, diciamo, di liberazione a livello spicciolo, non prettamente ideologico, ma in un certo senso generazionali, stavano benissimo anche a noi. Per cui se loro facevano un corteo di protesta perché la scuola era repressiva, la scuola sembrava repressiva anche noi, ne facevamo un altro anche noi. Okay. Il fatto strano che poi, se i due cortei si incontravano, finisse a botte, quella era una cosa che davamo tutti per scontata. Lei questa cosa la rappresenta quasi come un fatto ludico, diciamo. Ma io la rappresento come un fatto ludico e forse tipico. Penso che ogni paese, ogni generazione ci ha avuto i suoi scontri. Una volta litigavano fascisti anteguerra con gli antifascisti, in seguito c'è stata la lotta tra monarchici e repubblicani, e poi c'è stata fascisti e comunisti, adesso fanno romanisti e laziali, tra un po' faranno punk. Perciò contro io dark. Ho usato il termine ludico. Io l'ho sempre letta in quei termini, ho detto, io non ho mai odiato veramente l'avversario, cioè l'avversario è un avversario, è gente che mi vuole fare del male, a cui io cerco di rifarne. Ciò non toglie che poi quando ci si incontrava in area neutrale o in zona neutrale ci si trovava a essere d'accordo su moltissime questioni. E allora, diciamo, la questione montava, si arrivava alle grandi manifestazioni, si arrivava ai grandi cortei, ci sono stati diversi morti. E da qui nasceva l'esigenza di un'organizzazione, diciamo, di tipo militare, anche se è una parola che a me non è mai piaciuta, insomma. Dunque, quando vi siete cominciati ad armare? Perché finché si facevano chiacchiere, si usavano le mani, i bastoni, questo e quell'altro,
Beh, adesso io l'anno esatto non me lo ricordo. Diciamo che i primi momenti di forte tensione furono quando a Milano fu ucciso Ramelli. Io ricordo che comprai la mia prima pistola, un catenaccio, e con due compagni di classe decidemmo di andare a Milano per partecipare alle manifestazioni. E da lì la storia si è ripetuta infinite volte. Ecco, ma si è formato a un certo momento un gruppo più o meno, diciamo, identificabile nelle sue persone? Il gruppo che è stato identificato in seguito come composto da me, Cristiano Alessandro e Franco Anselmi, che era il più grande di noi, che aveva perso due anni scolastici per una gravissima commozione cerebrale dovuta a un agguato che subì fuori scuola, e mi legai in maniera molto, molto particolare a lui, perché era un ragazzo che a me piaceva moltissimo. Perché metti in evidenza questa figura di Anselmi? Al di là del dato puramente storico, diciamo. Perché era, ma non so, io in termini così romantici direi era uno dei migliori, sicuramente, era, sì, uno dei ragazzi più generosi. Quindi più... esercitava un po' il fascino dell'ascendenza spirituale, mentale? No, non c'era niente di spirituale, intellettuale. Purtroppo, cioè, neanche. Era semplicemente un ragazzo dal cuore d'oro, uno di quelli che appena c'era un problema ti dava una mano, insomma. Era la classica persona che aveva pagato già molto, perché era stato tre mesi in coma, non ci vedeva quasi più per le botte prese, aveva perso gli anni scolastici, eppure come c'era da ripartire lui ripartiva. Insomma, era la classica persona che, pur avendo avuto già serissime conseguenze per il suo impegno politico, non si era ributtato nel privato, insomma non aveva paura, è questo che ti colpiva. Diciamo che il punto di svolta fu proprio questo rapporto con Franco. Da lì nacque il desiderio di aiutarlo nella sua vendetta privata. Nel vendicarsi, diciamo, di questo... La sua era una questione, diciamo, un po' puntata, un po' complessa, perché lui era stato aggredito, tra gli altri, dal figlio di un alto funzionario statale, democristiano. Lui non si accorse di quello che gli accadde, rimase in coma tre mesi, ma questo ragazzo fu denunciato dalla gente che aveva visto l'aggressione, e tutte le volte che c'era l'udienza del processo, questo qua non si presentava e otteneva nella maniera più strana i rinvii del processo, e ogni volta Franco mi diceva: andiamo lì, mo lo becchiamo, lui e i suoi amici, e gliele ridiamo. E lui questo non riuscì mai a portarlo a compimento, perché questo ragazzo era protettissimo dalle amicizie del padre, era protettissimo dal denaro, cioè le classiche cose che succedevano a quei tempi, insomma. Ecco, ma poi... e il suo desiderio di ottenere vendetta aspettandolo nei dintorni di Piazzale Clodio o la giustizia anche al limite in aula era continuamente frustrata. Da qui, diciamo, l'estensione, l'odio che era semplicemente verso questo ragazzo, questo comunista, divenne odio per tutto un sistema che evidentemente lo proteggeva. Qui nasce il nostro desiderio di, come avrebbero detto in seguito le Brigate Rosse, di alzare il livello di scontro. E quindi facemmo i nostri primi morti. Questo, lei ha usato un'espressione qui molto sintetica, sì, certamente molto anche dolorosa: facemmo i primi morti. Sì. Che cosa vuol dire che facevi? Vuol dire che adesso io gli anni non li ricordo, però io ero subito dopo il liceo, io sono partito per il servizio militare volontario. Sì. Finito il servizio militare, io feci anche il carcere militare. Ecco, lei prese anche, andò a sottrasse anche del materiale, non lo so, questo è sì, feci anche una quello, cosa io confermata. Feci risse, litigai con i superiori, con tutto quello che si poteva fare. Sì. Come diceva il generale, una caserma portò via un po' di armi, un po' di esplosivi, bombe a mano, le casse, sì, 50 kg di bombe a mano in cassette, poi 25 furono ritrovate e le altre riuscì a farle arrivare fino a Roma. Nel frattempo, nei vari scontri romani, moriva Walter Rossi. A sparare a Walter Rossi erano stati Cristiano ed Alessandro Librandi. Cristiano ed Alessandro Librandi. Walter Rossi. Sì, questo lo ha raccontato Cristiano al suo tempo e non è una chiamata in correità. C'è stato un processo pure per questa cosa, non ancora, o non proprio.
Sa, c'è un numero enorme di quelli che giudiziariamente andrebbero chiamati tentati omicidi che non è mai stato perseguito. Insomma, io ho letto i verbali perché Cristiano ne ha parlato, sì, ma evidentemente il sangue dei ragazzini a quel tempo non era importante. Questo non è un tentato omicidio, questo è un omicidio. Ma non è andato da nessuna parte, perché in realtà il vero, diciamo, la pistola era una che se la passava una nell'altra, ed è finita che Cristiano è riuscito ad attribuire il colpo mortale ad Alessandro. Insomma, Alessandro è morto e il processo lì è finito. Ah, quindi si è fatto un processo? Io no, non si è fatto perché Alibrandi è morto, insomma. No, quindi voglio dire, suo fratello è stato lo stesso inquisito. È stato inquisito, però come ovviamente la questione è ricaduta su Alibrandi, Alibrandi non era più in grado di rispondere questo in giudizio. Questo quando avvenne, questa uccisione di Rossi? Modo, 77? 77. Vabbè. Io non mi ricordo, ecco, gli anni. Lei perché richiama? Io ho il mio archivio personale, sì, lì, che è lei più precisa. Suo archivio e sua moglie. Sì, perché lei sulle date, giovane, su una su giovane moglie cose, la definisce già un archivio. Lei è molto più puntuale di me. Dovrebbe essere 77. 77. Dovrebbe essere. E questo fu, diciamo, il primo morto attribuibile al nostro gruppo, anche se questo primo morto in realtà arrivava dopo reiterati tentativi di fare il morto. Cioè, questo, diciamo, un po' cinicamente è riuscito, ma la questione era stata tentata diverse altre volte, insomma c'erano stati diversi accoltellamenti. Vabbè. Interrompiamo un attimo perché ho dimenticato una cosa importante, parlando del fatto che ero militare. Durante questo il militare io tornai per una licenza. C'erano stati due fatti molto importanti. E, c'era stata a Calarenzia nel frattempo, cioè una sezione missina all'esterno della quale un gruppo dell'estrema sinistra passò e sparò sulle prime persone che vide uscire da questa sezione. Erano due ragazzi di 17 anni. Negli scontri che seguirono nell'immediatezza, un capitano dei carabinieri uccise un altro ragazzo di questa sezione. In una sera ci furono questi tre morti con molta rabbia da parte nostra. Insomma, due li uccisero i compagni, uno lo uccisero i carabinieri. Allora? Ci furono scontri di una certa rilevanza. Questo avveniva a gennaio. Io però mi lo so sicuro se becco i tempi giusti. Questo è... vedete che ho sbagliato? No, perché io... Gennaio 78. C'ha ragione, lui è il 78. Le date... Ma difatti, vedete, io non c'ho seri problemi con le date. Erano anni che si assomigliavano tutti moltissimi. No, è il 78. E allora cosa succede? Succede che noi mettiamo, a parte dei grossi scontri che sono andati avanti per due giorni con le forze dell'ordine, noi mettiamo in campo per una delle date storiche del nostro piccolo ambiente, che era il 28 febbraio, cioè la data della morte di Mantacas, data che noi ogni anno cercavamo in qualche modo di celebrare col sangue. Ogni anno il 28 febbraio si cercava da parte nostra di vendicare Mantacas in una certa maniera. Per questo ennesimo 28 febbraio, freschi dell'uccisione di altri due ragazzi, noi mettemmo in campo la prima azione, in un certo senso un po' militare. C'era giunta dal carcere la convinzione di qualcuno che era convinto di aver identificato l'area di provenienza dell'attentato da Calarenzia.